Buonasera a tutti. Io mi chiamo Giampaolo Azzoni e sono componente del Consiglio Scientifico della Fondazione Zoe. Come tale ho l'onore, di fare a tutti loro il benvenuto a questa terza edizione della manifestazione Vivere Sani, Vivere Bene. È la seconda edizione dedicata al tema del respiro e credo che ormai abbia raggiunto le dimensioni quantitative e qualitative di un vero e proprio festival, un festival del respiro. In questo senso, credo che la manifestazione vicentina si inquadri bene in una fiorire di iniziative che stanno avvenendo proprio qua sul territorio veneto. Qualcuno di loro avrà visto questo bell'articolo che è uscito su Sole 24 Ore domenica, in cui Aldo Bonomi, un sociologo, scriveva il titolo dell'articolo "Il Nord-Est reagisce all'incertezza con la carta della cultura". Quindi credo che questa manifestazione si inquadri bene in questo contesto. Questa manifestazione rappresenta il momento più evidente di un'attività svolta dalla Fondazione Zoe durante tutto l'anno. Un'attività che è sostenuta da un'azienda che qui a Vicenza ha le sue radici, oltre che il suo presente, un importante futuro che sta costruendo. Ma vorrei sottolineare che qui siamo totalmente estranei a logiche di sponsorizzazione, in quanto la Fondazione Zoe intende essere innanzitutto un catalizzatore di energie e progettualità già presenti sul territorio di Vicenza. Questa è la terza edizione. Per questa terza edizione si è pensato anche di fare una cosa nuova, proprio in apertura, cioè iniziare con l'istituzione di un premio dedicato alla comunicazione della salute. La fondazione era nata attorno al tema della comunicazione della salute. Ricordo il libro pubblicato 2 anni fa, quello che è diventato ormai il manuale di riferimento in Italia per la comunicazione della salute, e quindi di istituire un premio dedicato alla comunicazione della salute, premio che vediamo qua accanto, e invito pertanto la dottoressa D'Amato e la dottoressa Zambon qui. Io prima volevo spendere 2 parole ringraziando perché rischiavo di arrossire alle parole del Vicentino e anche di chi mi ha preceduto. Ormai credo siamo abituati, diceva giustamente Giampaolo, siamo alla terza edizione e questa scelta del respiro che ci permette probabilmente di prenderci del tempo per riflettere, in particolare questa sera, il respiro della libertà, che non è la libertà come istinto, come moto spontaneo semplicemente, ma è la libertà come atto di volontà che sceglie uno scopo, che è quello dell'orientamento verso cui la libertà può fare del bene agli altri in relazione con gli altri, appunto anche con la comunicazione. Io credo che molti imprenditori oggi mi chiederebbero: ma vai a parlare di ste robe, cosa c'entra con i problemi che abbiamo, contingenti, eccetera. Credo che il ruolo di noi imprenditori sia anche quello ogni tanto di alzare lo sguardo e di toglierci dai temi contingenti e ritrovare quel senso di fiducia e di speranza che, come dice un professore di economia che vinse il premio Nobel, viene dall'India, doveva venire dall'India per insegnarcelo, che la fiducia è la grande infrastruttura morale che dobbiamo ricostruire. E purtroppo non solo in questo paese, ma in tutta Europa e credo anche in più continenti. Credo però che sia arrivato il momento per cui ognuno può fare la sua parte e debba concentrarsi sul contributo che può dare, come in effetti in questa manifestazione che vede Paolo Fresu. Vengo dall'ospedale San Bortolo, dove è un'emozione davvero sentire questo ragazzo che viene dalla Sardegna, grande jazzista, ma che con grande semplicità fa capire a dei malati di tumore che c'è una possibilità di riscoprire anche le cose semplici, anche il respiro, e che è un moto dell'anima questo respiro, e che nei momenti difficili, se sappiamo ascoltarlo, ci può ricaricare e può diventare il motore per il futuro e per quella speranza che io credo un'altra persona, tempo fa, aveva già capito, ed è appunto il marito di Silvia, Mino D'Amato, che ha capito quanto fosse rilevante la comunicazione come linguaggio e chiave con cui gli esseri umani potevano trovare una relazione e un legame forte. E questo l'ha fatto nei confronti dei più deboli, quindi dei bambini,
istituendo poi quindi questa fondazione Bambini in Emergenza. E il premio di quest'anno, tenacemente, questo sì, l'abbiamo voluto dare proprio a loro, come esempio di quella fiducia, di quella speranza che ci consente di guardare al futuro alzando lo sguardo. La dedica in particolare, che a me piace molto, che abbiamo pensato, è che la grande virtù di Mino D'Amato è stato proprio quella di non pensare al proprio successo professionale, a quanto la comunicazione, essendo ormai personaggio conosciuto, poteva dare a lui singolarmente come individuo, ma gli aveva dato la possibilità di respirare libertà e quindi in qualche modo di far sì che il silenzio, che invece faceva tacere molti di noi, perché spesso abbiamo molte scuse, veniamo presi, no? Dalla vita di tutti i giorni, da questi maledetti telefonini, da questa tecnologia e queste mail che continuano a bombardarci, credo ci facciamo distrarre dal vero senso delle cose, dal significato del perché facciamo quelle cose ogni giorno nel nostro quotidiano. Allora chiedo a Silvia, appunto, come esponente, di parlarci di questa iniziativa e di capire che cosa possiamo fare per farla conoscere. Sì, volevo ringraziare la famiglia Zambon per aver pensato a Mino. Volevo dire due parole su Mino, se posso. Io sono una privilegiata ad averlo incontrato nella mia vita e aver passato con lui 10 anni della mia vita. E mi ha insegnato tanto e non l'ho mai ringraziato, credo, abbastanza. E spero di aver imparato un po'. Descrivere Mino è praticamente impossibile, le parole non mi aiuterebbero. Lui diceva spesso: il cuore sa quello che le parole non possono dire. Forse questa frase in questo contesto mi aiuterebbe proprio, perché il cuore sa chi era Mino, ma non riuscirei a esprimerlo. Invece di cercare di descrivere chi era Mino, vorrei dirvi che cosa mi ha insegnato. Lui mi ha insegnato a credere nella provvidenza, che esiste. E quando tu ce l'hai messa tutta e ti sei reso conto che non ce la fai da solo, arriva e bussa alla porta. Io l'ho potuto verificare tante volte. Lui me lo diceva, io non ci credevo, e poi sul campo, proprio in Romania, tante volte è successo. Mi ha insegnato ad apprezzare il coraggio, ma anche la paura. Mi ha insegnato a vedere i segni che la vita ci lancia e magari anche ad avere il coraggio di seguire quel destino o quella mano che dall'alto ci guida verso il nostro destino, appunto. Mi ha insegnato ad arrabbiarmi quando vedi delle ingiustizie, e lui l'ha fatto quando ha deciso di prendere Andrea, adottarla, e quando poi, pur avendo Andrea a casa, è tornato per gli altri 100 bambini che aveva visto lì, ed era sempre arrabbiato perché questi bambini non venivano trattati nel modo giusto, e questo è stato il motore di tutte le sue iniziative, di quelli che io chiamo i progetti di vita di Mino. E lui si definiva un cane sciolto. Io vorrei rubare le parole a Coelho e dire che secondo me era un guerriero della luce. Non so se sapete che cosa sia guerriero della luce. Qualche giorno dopo che era scomparso Mino, mi è capitato in mano questo libro, lui lo leggeva spesso. È un libro di Coelho, si chiama Il manuale del guerriero della luce. Ricordo 10 anni fa, ci eravamo appena conosciuti, lui me lo consigliò, mi disse: Silvia, leggilo, è molto bello. E io l'ho aperto ed era in italiano, ma per me era incomprensibile, non riuscivo a capirlo. Dopo pochi giorni che lui è volato via, io ero assetata di trovare tra le cose qualcosa che mi parlasse di lui, e ho trovato questo libro e l'ho aperto. E sono stata folgorata, perché finalmente lo capivo. Dopo 10 anni trascorsi con lui, lo mi aveva cambiato, mi aveva fatto crescere, mi aveva fatto maturare. E io a volte dico che sono nata con lui. Io non ricordo che cosa facessi prima di conoscere Mino, non lo so. E soprattutto sono rimasta folgorata perché ogni pagina che descrive che cos'è il guerriero della luce, ogni pagina parla di un attributo, di una qualità o di una virtù del guerriero della luce. Ecco, ogni pagina era Mino era riuscito a diventare un guerriero della luce. Io ho fatto un montaggio con alcune fotografie e vorrei condividerle con voi, se può partire il filmato.
La ringrazio per la maniera molto delicata in cui lei ha spiegato come io ho sprecato la mia vita. Io sono riconoscente per l'invito fattomi dalla Fondazione Zoe di partecipare a questo Festival della Scienza e del Benessere. E continuo però a chiedermi, onestamente, non per falsa modestia, ma perché lo hanno fatto? Io non sono uno scienziato, non sono certo un filosofo, sono un giornalista che ha tentato di trasformarsi in scrittore, con molta fatica, per le difficoltà incontrate nel maneggiare la parola, che, come voi sapete, è uno strumento privilegiato della libertà. Libertà, termine che nella sua etimologia latina distingue chi è nato libero e chi è stato affrancato. Di queste difficoltà vorrei brevemente parlarvi. La parola è un prodotto intellettuale. Il giornalista la usa sapendo che quello che scrive morirà immediatamente, l'indomani, inghiottito nei gorghi dell'attualità. Lo scrittore utilizza invece la parola sperando che essa gli sopravviva, magari per l'eternità, come per Dante, Shakespeare, Dostoevsky. Nei due casi, il giornalista e lo scrittore, in comune c'è lo scontro della parola con il tempo. Da dove nasce questo scontro? Credo dal funzionamento della nostra mente, che è un organo molto particolare, ancora poco esplorato, ci condiziona, lasciandoci credere che noi possiamo dominarlo, che noi possiamo dominare la nostra mente, ma è una pura illusione. La mente ci obbedisce quando noi le chiediamo di immaginare un cavallo, ma si rifiuta di obbedirci quando noi gli chiediamo di non immaginare un cavallo. La mente si ciba del passato e del futuro. Vive nei nostri ricordi e nelle nostre speranze, mentre ha difficoltà a misurarsi col presente. Le culture semitiche, l'arabo, l'ebraico, hanno così compreso, ben compreso questa situazione, che hanno abolito il tempo presente nel verbo. Non c'è. C'è il participio passato. Nel presente, nell'adesso, c'è poco posto per i pensieri. Se un tir dietro al quale noi viaggiamo in autostrada si blocca, noi non pensiamo a come frenare. Freniamo senza pensare. Non abbiamo libertà di scelta. L'adesso, il presente, è un tempo senza tempo, forse anche senza libertà. È una specie di portale aperto sulla coscienza piuttosto che sulla ragione. Uno spazio temporale dove la convinzione di Cartesio che noi siamo quello che siamo perché pensiamo, credo possa essere messa in discussione. La mente alimenta il nostro ego spingendoci a concentrarci, volenti o nolenti,
su ciò che sta al di fuori di noi piuttosto che su ciò che sta dentro di noi, sul fare piuttosto che sull'essere. Anche qui la libertà di scelta mi sembra limitata. Questo fare è legato ad un tempo che chiamerei psicologico. La mente lo usa per creare, persino nel sonno, immagini del reale. Sono mappe mentali utili per guidarci nelle attività quotidiane, da come organizzare un pranzo a come pianificare un missile per andare sulla Luna, ma non sono realtà, come spesso ci vogliono far credere la pubblicità, i politici e i falsi profeti. Sono come il menu del ristorante che ci informa su quello che c'è in cucina, ma provate a sfamarvi mangiando il menu, non funziona. La Kabbala ebraica, Kabbala significa tradizione, propone qualcosa di simile, distinguendo ciò che fa parte del creato, lo yesh, quello che c'è, da quello che precede il creato, lo ain, quello che non c'è, quel nulla che è tutto e a cui l'essere umano non è libero di accedere con i suoi sensi, ragione inclusa. La questione della libertà di scelta è un tema a cui ogni essere umano cosciente si imbatte prima o poi nella vita, quando si pone la domanda del perché siamo stati messi al mondo solo per incominciare a morire dal momento in cui siamo stati concepiti. Oppure quando si sofferma a pensare sulle due prime domande che Dio, il Dio della Bibbia, ha posto all'uomo. Dove sei? Chiede Dio a Adamo. E poi, dov'è tuo fratello? Chiede Dio a Caino. Due domande che propongono all'uomo il senso della responsabilità verso se stesso e verso il prossimo. Su questi due fondamentali tipi di responsabilità, la parola non cessa di gettare ponti, ponti retorici, ponti poetici, ponti musicali, ponti religiosi, per cercare di superare i baratri dell'esistenza e alimentare il respiro della libertà. Ma cosa significa essere liberi? La libertà che Spartacus diede agli schiavi in Italia è differente da quella che Mosè, su ordine divino, diede agli schiavi ebrei in Egitto. Sono due stati di esperienza più facili a percepire con l'aiuto del silenzio piuttosto che con l'aiuto della parola. Non il silenzio grazie al quale possiamo ascoltare le note della musica, il suono del discorso, ma mi riferisco a quello stato di quiete proprio del presente, dell'adesso, a quell'istante impalpabile, indescrivibile, che permettere di essere consci, di avere una coscienza, che permette di sentire senza bisogno di pensare, di distinguere senza categorizzare. Quando noi diamo un nome a qualcuno o a qualcosa, era poi quello che Adamo faceva nel giardino dell'Eden, dove in assenza di Eva doveva annoiarsi a morte. Quando categorizziamo qualcuno dandogli un titolo, un ruolo, un'etichetta, positiva o negativa, facciamo una scelta che spesso blocca la razionalità.
Nella vita quotidiana siamo naturalmente obbligati a fare scelte, scelte grandi, scelte piccole, per le quali abbiamo bisogno di libertà, anche se limitata. Una di queste libertà è spesso misconosciuta, è la libertà di non scegliere. Non è soltanto il non fare politico descritto da Isaiah Berlin, è la libertà del non scegliere ponendosi al di fuori dell'illusione di poter cambiare il corso degli eventi nella maniera in cui abbiamo imparato a cambiare le forme della materia. Io sono libero di scegliere fra un piatto di carne e un piatto di pesce, ma questa scelta diventa più libera se la si contempla dall'alto della possibilità di non scegliere del tutto, la facoltà cioè di decidere di non decidere. Se noi interiorizziamo questa posizione, per così dire, di partenza, diventa allora più facile accettare il fatto, giusto o non giusto, che gli avvenimenti avvengono indipendentemente dalla nostra volontà. Siamo solo liberi di scegliere come reagire ad essi. La rivolta araba, il disastro nucleare del Giappone, il paese più preparato ad affrontare i terremoti, per citare due esempi recenti, dovrebbero ricordarcelo. Se non possiamo dunque evitare o prevedere gli avvenimenti, come del resto la morte, la saggezza dovrebbe insegnarci ad adattarci al cambiamento, ad apprezzarlo. Anzitutto perché il cambiamento, l'impermanenza, è il solo elemento certo nell'esistenza. In secondo luogo perché il cambiamento è un fenomeno che ci ricorda che dietro ad ogni successo si nasconde sempre l'insuccesso, ma ci garantisce anche che c'è del bene, sempre del bene, dietro ad ogni male. Inutile dunque credere di poter drizzare con scelte razionali, spesso influenzate da mode e da pregiudizi, quello che Kant chiamava il legno storto dell'umanità. Impossibile farlo anche con le migliori intenzioni e in omaggio alla libertà con la L maiuscola. Il XVIII secolo ci ha provato convinto del potere della ragione. Il XX secolo ci ha provato convinto di aver scoperto la legge scientifica della storia e i metodi per plasmare l'uomo attraverso alla società. Beh, sappiamo con quali orrendi risultati. Nessuno può predire se il XXI secolo sarà quello del disastro planetario profetizzato dal calendario dei Maya per il 21 dicembre 2012, oppure se sarà il secolo dell'avvento del Messia ebraico o del secondo avvento cristiano o dell'apparizione di un Mahdi universale islamico. Ciò che si può sperare è tentare di insegnare e che questo secolo diventi un secolo di transizione fra una vecchia e una nuova concezione di libertà. Libertà limitata, libertà vulnerabile, ma appesa al respiro di una fede. La fede nella capacità umana di saper scegliere fra la distruzione e la salvezza dell'habitat fisico e morale della specie umana. Un secolo in cui non si insegnerà più ai giovani a competere per accumulare sempre più beni materiali.
un secolo in cui diventerà ovvio che il male che facciamo agli altri, animali e natura compresa, ci viene restituito moltiplicato. Un secolo in cui apparirà evidente, naturale, che ci si arricchisce di più, anche in termini materiali, dando piuttosto che prendendo. In cui la visione dell'inferno e del paradiso nel mondo a venire non sarà forse così differente da quella dell'inferno e del paradiso che creiamo con le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre intenzioni in questo mondo. Un filosofo della scienza si è chiesto recentemente se siamo capaci di investimenti etici per scopi lontani. Non lo so, ma tendo a credere che ciò sia possibile. Se scienza e coscienza si uniranno per sviluppare metodi nuovi, capaci di aiutarci a capire come cambiare noi stessi. Perché vedete, è solo cambiando noi stessi che possiamo sperare di cambiare il mondo. Ecco, prima del dibattito abbiamo un altro maestro che è il professor Carmelo Vigna, che è una persona quasi di casa a Vicenza perché ha insegnato per molti anni filosofia morale all'Università di Venezia. Il professor Vigna è un autentico maestro anche perché ha un'attitudine, secondo me, fondamentale dei maestri, l'amore per i suoi discepoli. È una delle persone che più è vicino ai suoi ragazzi che io conosca, li segue, si informa su di loro, si cura del loro sviluppo anche umano. E questa è la dote che mi piace dire in apertura al professor Vigna, al di là dei molti titoli e delle molte opere che lo contraddistinguono. Quindi sentiamo la sua lezione. Forse funziona. Guardate, che io sia un maestro, come dice amabilmente Giampaolo, non lo so, ma so solo che sono un professore perché prendo lo stipendio. Quindi, come professore, aspettatevi in qualche maniera una sorta di andamento un poco didattico delle cose che voglio dirvi nel breve tempo che mi è concesso, intorno appunto al respiro della libertà. E io, proprio per via di questa abitudine alla didattica, io vi avverto subito che prenderò di mira tre luoghi, visiterò tre luoghi nel mio dire. Il primo di questi tre luoghi riguarda ciò che noi abbiamo ricevuto attraverso la parola che usiamo tutti i giorni, la parola libertà. Cosa abbiamo ricevuto? Le convinzioni diffuse, sia nella cultura, nella politica, nella società civile. Queste convinzioni sono soprattutto legate all'ascito della modernità. Cioè la parola libertà non aveva una volta l'enorme importanza che ha ricevuto oramai nei nostri giorni. Era un'importante
di allora altre parole. Per esempio, nell'età medievale era importante la parola Dio. Oggi la parola Dio non è importante. È importante, o più importante, la parola libertà. E c'è una ragione, appunto, legata, e lo evoco brevemente, a questa vicenda della modernità. E quando dico modernità, ovviamente alludo alla storia che è venuta su dall'umanesimo e il rinascimento in avanti, sino all'altro ieri, che è stata appunto una liberazione graduale da una serie di vincoli che parevano, specialmente nel Settecento, l'età dei lumi, parevano, di fronte alla ragione umana, insopportabili. Perché erano vincoli legati non appunto al rendere ragione, ma erano legati a una qualche solenne eredità. L'eredità dei re, l'eredità anche delle cariche ecclesiastiche, fino all'eredità del padre nella famiglia. Ora, la modernità, man mano, ha scoperto che tutte queste forme erano da trattare come legami esterni all'essere umano, fino a che o fino a quando non fossero stati in grado di rendere ragione a lui, all'essere umano, alla sua, appunto, ragione. Oggi ci scandalizziamo, giustamente, di fronte all'irrazionalità di certi comportamenti collettivi, oppure anche singolari. E questo scandalo in noi accade perché percepiamo, a volte semplicemente di pancia, senza cioè avere subito delle ragioni, percepiamo che quello che è stato fatto non può essere condotto davanti alla ragione ed essere assolto. Ma questo, vedete, a mano determinato in ognuno di noi, con l'aiuto anche di grandi pensatori che qui non evochiamo, ha determinato in ognuno di noi l'idea di essere principio del giudizio, di potere in sé e nella propria coscienza giudicare e persino giudicare in modo inappellabile. E questo potere del giudizio, che viene dalla coscienza, dovremmo dire onesta, ma per ora lasciamo stare l'aggettivo, questo potere del giudizio a sua volta è legato al fatto che un essere umano è in grado, di fronte a qualsiasi evento, di ritrarsi, considerarlo nella sua determinatezza, ponderarlo alla luce di principi più o meno espliciti. Il principio più universale che tutti conosciamo è quello secondo cui noi diciamo che qualcosa è male oppure che qualcosa è bene, ma di pancia spesso. Ma questa cosa ci lavora o lavora in noi come alle spalle. Non possiamo farne meno. Anche quelli, e ci sono stati che dicono che bisogna andare oltre, al di là del bene e del male, dicendo questo, dicono che è bene andare oltre il bene e il male, è male restarci. Anche loro usano di questo principio. Ora, questo
dire bene e male, che riguarda appunto qualsiasi avvenimento che ci troviamo a volte inevitabilmente a giudicare, perché dobbiamo prendere posizione, come si dice. Questo ci rimanda al fatto che appunto, ecco, un essere umano ha, e spesso non ci pensa, ha in sé a che fare sempre con quello che si può dire l'universo delle cose, che è adesso una cosa un po' astratta, ma subito ve la faccio concreta, cioè un essere umano ha la possibilità, sempre, rispetto a qualsiasi cosa gli si pari dinanzi, la possibilità di dire di no. Sempre possiamo dire di no. Anche quando siamo costretti, si dice. Anche quando siamo ammanettati, anche quando siamo imprigionati o violati. Ecco, noi anche allora possiamo dire di no. La possibilità di dire di no è la moneta spicciola per capire la libertà nel suo primo grado. La possibilità di dire di no. Quando ci si lamenta appunto del fatto di essere stati costretti a fare qualcosa, ecco, bisognerebbe rispondere che sì, costretti, ma nel corpo, ma tu hai consentito, perché quello del consentire è il luogo dove nessuno può essere costretto, anche se costretto nel corpo. Allora, la maniera più semplice di una prima comprensione del fatto che un essere umano è libero, secondo me, è questa, che se vuole può dire sempre di no. Ma vedete, il dire di no, in questo modo, dice della nostra dignità e insieme della nostra grandezza. Cioè nessuno di noi, nessuno, può essere nella sua profondità oggetto di cattura. Nessuno. Ma questo che dice della grandezza di ogni essere umano, anche del criminale più incallito, questo non è ancora ciò cui un essere umano è destinato. Questo è ciò che un essere umano è da sempre, una volta che venga al mondo. Può sempre dire di no. Ciò a cui un essere umano è destinato è qualcosa che ha la stessa apparente forma del poter sempre dire di no, ma non è la stessa cosa. Anzi, la parentela è così stretta che noi usiamo nel linguaggio comune quasi sempre la stessa parola per indicare queste due cose così lontane l'una dall'altra. Questa seconda cosa di cui adesso voglio parlarvi, dicevo tre le cose, allora, questa seconda cosa di cui voglio parlarvi riguarda invece il poter dire di sì. Il poter dire di sì. Che è cosa più difficile, spesso, di dire di no. Perché nel dire di no, ogni essere umano sperimenta in qualche modo la sua onnipotenza. Possiamo dire di no a tutto, anche al Padre Eterno. Nel dire di sì, un essere umano sperimenta la sua finitudine. Perché dicendo di sì, un essere umano si lega. Fa un proposito. Pronuncia una promessa,
comincia a costruire, prende degli impegni dicendo di sì. E tutti sappiamo che per tener fermo il dire di sì, a volte non basta la fatica di una vita, per tener fermo l'aver detto di sì. Ora, il concetto più diffuso di libertà è indubbiamente il primo, quello che viaggia sulla stampa e sui mezzi di comunicazione, quello che affascina specialmente i ragazzi e le ragazze, è il primo, ossia il potere, l'onnipotenza del dire di no, che è l'onnipotenza tendenziale della distruttività. Si può sempre dire di no. Ciò che invece importa fatica, ciò che richiede maturità, è il dire di sì. Perché il dire di sì richiede che le nostre potenze, che vuol dire la potenza di sapere, la potenza di volere, la potenza di tollerare il dolore, la potenza di raffrenare l'ira, la potenza di star fermi accanto a uno o accanto a una quando uno o una hanno bisogno che uno stia accanto, questa potenza. La potenza dunque di dispiegare le nostre capacità richiede che uno sia in grado di dire alle proprie capacità: vai lì, e quella capacità va lì e opera. Cioè richiede una padronanza dell'io, una coscienza e duttilità delle forme del desiderare, che solo un lungo addestramento può procurare. Non è cosa da ragazzi. Ma senza questa capacità, l'io si disperde, addirittura a volte implode, inseguendo tutte le proposte possibili e tutte le seduzioni possibili. Mentre quando questa capacità viene dispiegata nella sua organica potenza, è come un esercito armato che lavora a cuneo e penetra dappertutto, è irresistibile. Questo richiede addestramento. Ma questo è il senso della libertà, non di dire di no, ma il senso della libertà da ciò che solitamente ci condiziona. Per esempio dalla paura, per esempio dalla pigrizia, per esempio dal disprezzo, per esempio dalla lascivia, per esempio dal potere del denaro e dalle seduzioni del denaro, per esempio dalla voglia di andare a tutti i costi in TV, come che sia. Capito? Allora, essere liberi da queste cose, questo richiede un lungo addestramento. Perché solo mediante questa libertà uno è in grado di prendere il fascio delle forze che egli è e concentrarle su un punto e lì avere potenza. Ma qui, intendetemi, non è che io voglia propagandare una sorta di ammazza sette da portare in giro con l'aureola. No. Qui io aggiungo subito, per non essere frainteso, che la libertà seconda che produce questa forma di potenza è possibile se questa potenza non è mai
mai dispiegata per sé, ma per altri. Quando questa potenza è dispiegata per sé, che è l'io narcisistico, diciamo, ipertrofico, fa danni dappertutto. Il come me non c'è nessuno è la cosa peggiore che un essere umano possa dire a questo mondo. Quando questa potenza della libertà è dispiegata per altri, non fa mai danni. Cura. Prende in cura. Si può star certi del fatto che una libertà di questo genere a sua volta libera, perché chi è curato poi è libero di fare, libera. Ma questa seconda forma della libertà è ciò che noi esseri umani non siamo in grado anche di procurarci da soli. Questo bisogna dirlo. Io sono professore di etica, non sono un teologo. Quindi non allungo le mani troppo dall'altra parte. Però l'esperienza comune dice che proprio durare in questa forma di libertà è cosa che uno non può fare da solo. Ma in primo luogo, capite, nel senso che deve essere aiutato da altri, da quelli che mi stanno accanto, da uno più avanti di me nella vita che mi dice: guarda che da questa parte la via è sgombra. Cioè questo tipo di libertà, ecco, richiede la percezione della bellezza della dipendenza da uno che è più avanti di me. Mentre l'altro tipo di libertà, il primo, facilmente ubriaca e conduce all'onnipotenza anche delirante, la libertà di dire di no, e conduce alla morte. C'è un romanzo breve di Melville, Bartleby lo scrivano, era uno che preferiva sempre, o diceva sempre questa frase: preferirei di no. E lo scrittore, che è un genio, a mano fa vedere come questa cosa qui porta a morte quest'uomo. A fuori di preferirei di no, uno muore. È l'opposto quello che fa vivere, ma appunto per poter l'opposto vivere deve da qualche parte essere aiutato. Ma se uno accetta questo, accetta la condizione del dipendere. Un bambino lo fa senza sforzo, dipende dal papà e dalla mamma. Non si sogna un bambino di dire: io non ho bisogno di te, al papà e alla mamma, anche perché quando è piccolo non sa neanche dirlo, ma l'atteggiamento di un bambino è l'atteggiamento del dipendere. Ovviamente, cresciutelli che siamo, non possiamo fare i bambini bambini, possiamo fare come i bambini, che è un'altra cosa. Appunto, intercettare l'idea che la forma della prima libertà, apparentemente incondizionata, posso dire sempre di no, è in realtà una forma che vive così in condizioni che un essere umano non può rifiutare, come per esempio il proprio corpo. E si tenta di fare anche questo, Ma soprattutto la seconda forma della libertà, per poter continuamente dire di sì, deve accettare che altri mi diano una mano per poter restare nel dire di sì. E allora vuol dire che io devo sperimentare, questo è respiro dell'anima, sperimentare la bellezza del decidere di legarmi. Non di essere legato. Questo un essere umano deve sempre rifiutarlo perché va contro la propria dignità. Ma quello di legarsi ad altri per fare insieme, appunto, la potenza del dire di sì e costruire e curare,
o insegnare o governare, ecco, questo sì, questo implica un legarsi, a partire dal legame elementare che è quello della famiglia. Due si legano, non sono legati, si legano, per poter insieme stare al mondo a costruire e a tirare su dei figli. Un essere umano può solo legarsi, non può mai essere legato da nessuno. Ma legarsi vuol dire determinarsi, e cioè imparare le note della fedeltà al compito. E questa è la forma più dura, ma più matura, della libertà. La libertà di dire di sì. Quando avremo questa forza, noi dispiegheremo il massimo della potenza dell'io, perché l'io è potente quando prende la propria libertà in mano e le fa dire di sì ai legami che liberamente, appunto, ha scelto. Allora, il respiro, che aleggia così come cifra, il respiro, e questo andare ad altri legandosi, perché andando ad altri legandosi si è nutriti da altri. Un essere umano apparentemente è nutrito, e realmente, materialmente, aggiungo, è nutrito dal pane, dal latte, dal vino, dall'olio, da tutto quello che volete, ma anche quando noi siamo a pranzo, a cena, e abbiamo amici, è simbolico, oltre il cibo che prendiamo insieme, è simbolico il mangiarci reciprocamente. Cioè ci nutriamo gli uni degli altri, quando invitiamo uno a pranzo, a cena. Infatti è l'unico luogo dove non si litiga. Non ha senso litigare lì. Perché lì ci si nutre gli uni gli altri. Che è il senso dell'Eucaristia. Comunque, qui c'è vescovo, però io mi fermo. E comunque, io allora vi ricordo questi come tre piccoli passi. Abbiamo ereditato dai moderni una libertà, ma è la libertà del primo modo, la libertà di dire di no. La libertà del primo modo è preziosa, fa la nostra dignità, ma è solo la libertà del secondo modo, quella del dire di sì, che fa la grandezza di un essere umano. Grazie. Professore, io innanzitutto la ringrazio per la chiarezza proprio didattica in cui lei ha presentato questo suo concetto di libertà, per la puntualizzazione che ha fatto, questi punto 1, punto 2 e punto 3, che mi ha permesso, e penso che abbia permesso a tutti, di seguirla in una maniera veramente puntuale e di seguire un discorso così efficace. Quello che le chiedo è questo concetto di libertà, che è così affascinante e così che cattura, insomma, e che vorremmo fosse un concetto di libertà che si ritrovasse nel nostro tempo e che io personalmente non vedo realizzato, non vedo concretizzato. Un concetto che mi sembra addirittura sia un concetto cristiano, perché se noi guardiamo una persona che ha realizzato in maniera piena questo concetto della libertà, non possiamo che pensare a Gesù, che si è fatto servo liberamente e
si è fatto solidale con gli altri, che si è nutrito degli altri per andare, e riprendo il discorso del respiro, respirare dall'esterno e rimandare all'esterno nella maniera più piena e più ampia. Io le chiedo, questo concetto di libertà, abbiamo la speranza che si possa realizzare, o è soltanto qualche cosa che rimane nell'ideale e che vola alto, mentre noi invece camminiamo qui nel basso del nostro mondo? Grazie. C'è spazio per qualche altra domanda, se c'è qualcuno di loro. Ho seguito con attenzione e interesse, però mi sono sembrati discorsi troppo elevati per la realtà. La realtà è fatta di 7 miliardi di abitanti del pianeta, nei quali la cultura, la conoscenza è a un livello molto, diciamo, non degno del famoso terzo millennio di cui si declama tanto. Purtroppo la realtà è quella che è. I problemi sono molto complessi. La libertà esiste fino a un certo punto nelle nostre società evolute, molto limitata, insomma, limitata come possibilità di accesso alla persona comune, al comune mortale. Ecco, io vedo discorsi molto elevati, però la realtà è molto terra-terra. Ecco, questa è la prima obiezione, purtroppo. Purtroppo è sempre il famoso senno di poi, siamo sempre lì, insomma. Oppure la famosa regola che si chiude il cancello quando i bovini sono già fuori. Purtroppo è così, bisogna ammetterlo. Cioè, io non voglio essere pessimista, io sono un razionalista, ho fiducia nella mia razionalità, però ne vedo poca in giro. Ne vedo, almeno vedessi razionalità, però neanche quella vedo. Cioè, i famosi principi tre, libertà, egalità, fraternità, hanno dimenticato la razionalità, neanche quella. Cioè, io non vedo nessuna delle quattro a un livello accettabile per essere ottimisti. Tuttavia io spesso ultima razio è l'ultima. Ecco, non vorrei dilungarmi troppo, lasciare ad altri. Grazie. Nell'argomento dell'importanza di avere delle figure guida che ti aiutano a raggiungere questo progetto di libertà, di importanza per gli altri, di dare, eccetera. A me pare che nella società di oggi ci sia tanta solitudine, tanta indifferenza e tanto egoismo. E queste figure che ti possono aiutare sono veramente molto, molto poche. Forse, ecco, il signore del film che abbiamo visto è una di quelle rare figure, però purtroppo sono veramente molto rare. Siamo esseri umani soli, in società, che ci fanno sentire veramente marginati. Grazie. C'è molto individualismo ed egoismo, e quindi è più facile trovare dall'altra parte delle barriere per cui non ti permettono di legarti. Okay. E quindi la nostra libertà doveva finire? Grazie. Grazie anche per la chiarezza della domanda. Non so se ci rendiamo conto del miracolo del fatto che siamo vivi. Tanto potremmo non esserlo, potremmo esserlo vivi in un'altra maniera, come dei granchi. Mi stupisco alle volte che ci sia tanta sfiducia, tanto senso di solitudine, tanto bisogno di figure guide, e quando noi come esseri umani, pensanti, creati, siamo forse più degli angeli. E qualche volta ci dimentichiamo di quanto noi possiamo dare
se diamo a noi stessi, prima di pensare di dare agli altri, cosa molto importante, ma soprattutto ricevere dagli altri. Io penso che non abbiamo forse mai vissuto un'epoca di maggiore speranza, di maggiori possibilità, in cui ci sono aperti davanti a noi degli orizzonti, ma che non soltanto i nostri nonni, ma i nostri padri non potevano immaginare. Ed è questo senso di non vedere la ricchezza che ci sta sotto il naso. C'è una parabola, una storia buddista, di un monaco che passa davanti a un poveretto che chiede l'elemosina e gli dice: ma perché chiedi l'elemosina? E dice: sono un poveraccio. E dove sei seduto? E sono seduto su questa cassetta e aspetto che la gente mi aiuti. Dice: hai mai aperto la cassetta? No. La apre e trova che è piena di monete d'oro. Questo siamo noi. Credo che noi abbiamo un'enorme sfiducia in noi stessi. Non dobbiamo naturalmente ciascuno di noi essere santo, eroe, eccetera. Ma il fatto di essere noi, invece di essere quello che noi pensiamo che gli altri pensano di noi, questa è la vera sfida della nostra epoca, del fatto che siamo vivi. Di non vivere il ruolo che gli altri ci attribuiscono. Non è il fatto di essere un politico, un professore, un banchiere, un maestro, un corridore, un uomo di televisione, che è quello che... Queste sono tutte forme, maschere. Ed è interessante che la parola maschera in latino era persona. La persona è la maschera latina e greca, per sono. Non ci sono movimenti, non si capiscono i sentimenti, io esprimo dei suoni. La personalità, tanto esaltata nel nostro tempo, è una maschera. Ma ciascuno di noi, dentro a questa maschera, non è solo un re, è un angelo, è un mistero che si alza ogni mattina dal letto e dalla posizione orizzontale diventa in posizione verticale. Perché? Io credo che noi abbiamo perduto il senso dei miracoli e che non ci accorgiamo che noi viviamo in mezzo ai miracoli. Non crediamo più ai miracoli perché non siamo più capaci di vederli, ma noi siamo miracolosi. Possiamo esserlo. Abbiamo tutto in noi per essere esseri umani. Posso mettere insieme le prime due domande? La prima chiedeva perché quello che qui abbiamo avuto in vista non c'è in giro, ma anche la seconda domanda diceva o constatava lo stesso, e la prima domanda già indicava come una via d'uscita. Gesù di Nazareth è forse la mira di quello che è stato detto? E la seconda domanda invece giustamente richiamava l'importanza della ragione per essere noi umani, la cosa più grande in natura che si dia, la ragione. I greci la chiamavano logos, che
era parola, discorso, logos, mente, eccetera. Bene, allora la mia risposta a questa sorta di desolata constatazione del fatto che andiamo a volare troppo alto, la mia risposta è questa. Per una parte identica alle sagge parole che ho sentito prima dal professor Segre, ossia in giro di cose che corrispondono a quello che abbiamo detto, ce ne sono tante, a volte non abbiamo gli occhi per vederle. Quindi c'è un problema di esercizio della vista, ma la vista dell'anima che è il respiro dell'anima. C'è questo problema qui, da un lato. Dall'altro lato, e questo chiude la risposta, dall'altro lato, inevitabilmente in questi discorsi, anche per vedere il tempo breve che essi hanno, si fa come quando nella cartina uno indica la stella polare, per dire il nord è da questa parte. È impossibile, non lo facciamo neanche nei corsi universitari di 60 ore, è impossibile dare la mappa di una città. Però si può dire da che parte il nord e da che parte il sud, così uno almeno, alla grande, non sbaglia direzione. Allora, l'etica in particolare è come una sorta di stella polare, e così ogni regola per gli esseri umani. Mai siamo in pari con le regole, però se non avessimo regole non sapremmo dove andare. Quindi prendete il tasso di astrazione che c'è in queste cose, non spaventiamoci e non spaventatevi del tasso d'astrazione, perché queste sono regole e abbiamo bisogno di regole per andare nel verso giusto, nella direzione giusta. Alla terza domanda, sulla solitudine e sui pochi maestri, di nuovo, qui è lo stesso, guardate che la solitudine è prima di tutto una percezione interiore nostra, non è una cosa che è lì come la sedia. Possiamo addestrarci a percepire i legami, perché i legami, se riflettete anche per un nanosecondo, sono la nostra rete quotidiana, solo che li prendiamo a martellate, e prendendo le martellate a mano se ne vanno. Ma non è che i legami non vi siano. Nasciamo da bambini tra legami. Cresciamo da bambini tra legami. Poi, purtroppo, accade che, a furia di ricevere ferite, uno rifiuti i legami e si trinceri nella solitudine. Ma non è questa la nostra natura per sé. È la deriva di ciò che pure avevamo avuto in custodia nascendo, come dono della vita. E infine, io mi lego, l'altro si nega. E allora? Ecco, intanto, due battute. Prima battuta, intanto, se io accenno legarmi, secondo me, almeno 60 su 100, risveglio nell'altro la voglia di legame. Dico 60 su 100 per essere prudente. Cioè l'offerta di legame crea possibilità di legame presso l'altro. È vero che l'altro può dire di no. Però quando l'altro dice di no, io devo restare a offrire legame. È l'unica maniera per venire fuori da un giro perverso che è dato dal fatto che lui mi ha detto di no, allora io dico di no, anzi lo dico per primo, così non sbaglio. Questo è quello che ha insegnato non soltanto Gesù di Nazareth, possiamo prendere Gandhi, per esempio, i profeti dell'Antico Testamento, Mosè, insomma, tutti quelli, e qui chiudo quindi, tutti quelli che hanno
creato legami tra gli esseri umani, tutti. Sono tutti della stessa razza, tutti fatti allo stesso modo. Questo lo dice Paolo, che dice, dico per chi crede, che fin dalle origini e prima della creazione del mondo fummo pensati con quello stampino, Gesù di Nazareth. Prima della creazione del mondo c'era qualcosa che è per tutti. Questo lo dice il credente in Gesù di Nazareth. Insieme possiamo dirci, possiamo tutti convenire lì, dove si creano buoni legami tra noi e buone complicità. Tutti. Gli ebrei, i musulmani, i cattolici, i cristiani, gli animisti, tutti quelli che volete. Quindi è qui che la libertà respira, perché è la forma del sì che costruisce la rete tra noi. Bene, siamo molto onorati che la conclusione di questo primo incontro che apre questa manifestazione sia concluso appunto questo primo incontro da Sua Eccellenza Monsignor Pizzioni. Ma desidero non più di 5 minuti tentar di dare 2 contributi a partire anche dalle cose che ci sono state offerte e di cui ringrazio. Il primo contributo, proprio per essere sintetico, lo titolerei così, a partire da questo suggestivo tema, il respiro della libertà, passare da questo, diciamo, tema considerato in modo metaforico o figurativo a invece a una valenza simbolica. Il modo figurativo che noi finora abbiamo usato, basterebbe scorrere un po' il nostro linguaggio e esprimere, ad esempio, di fronte a un'opera d'arte noi tratteniamo il respiro. Di fronte a una persona cara, a una persona sofferente, ci manca quasi, sentiamo che ci manca il respiro. Oppure di fronte a un panorama che si apre davanti a noi, respiriamo a polmoni aperti, respiriamo aria fresca, questi sono i termini. Oppure, ad esempio, uno affaticato, come potrebbe essere un vescovo che arriva da poco tempo in una diocesi ed è immerso, no, in tantissimi problemi e impegni, può dire: ho cominciato questo lavoro e non ho il minimo respiro, non riesco a respirare. No, usiamo in senso figurativo questo. Oppure davanti a una grande opera letteraria, oppure impegnative come le vostre opere, noi possiamo dire che sono opere di grande respiro, no? Hanno una grande portata. E qui siamo nel momento cosiddetto figurativo, usiamo il termine respiro applicato ad altri, metafora, cioè qualcosa che va oltre. Mentre la valenza simbolica è considerare il respiro come una realtà che mi dice e non può non dirmi attraverso il respiro una realtà che è molto, diciamo, più consistente, che è fondativa. Allora, se io applico questo termine di respiro alla divinità e vado a consultare quello che io un po' conosco di più, no? Sono i testi della Sacra Scrittura, quando a un certo punto si dice che il respiro di Dio, Ruah, è femminile tra l'altro, no? Alleggiava sopra le acque. O più avanti si dice che quel pupazzo di terra che viene fatto con la creta, con il fango, che appartiene, no, all'elemento terreno, a un certo punto comincia a vivere, a pensare, ad amare, ad agire nella libertà. Perché? Perché c'è il soffio di Dio. Cioè qui è l'espirazione di Dio che si comunica a noi e fa sì che noi siamo persone capaci di volere, di intendere, di amare, anche capaci, di, come diceva il professor Vigna, di dire di no a colui che ti ha dato il suo respiro. Allora qui capite che l'elemento non è più figurativo, è simbolico. Simbolico, il mondo cristiano e cattolico usa il termine sacramentale, cioè che quello che tu fai, compie, esprime una realtà e tu non puoi esprimere quella realtà senza attraverso questo gesto. Pensate che il gesto della insufflatio si chiamava, veniva fatto sui bambini nel battesimo, poi per motivi giustamente igienici si è detto lo togliamo, no? Ma veniva fatto questo. Oppure
c'è una celebrazione del Giovedì Santo al mattino dove il Vescovo soffia sugli olli, quasi per produrre questo respiro vitale. Quindi capite che quei gesti non possono essere pensati se non attraverso il gesto della insufflatio del Dio e il gesto che mi richiama a una realtà che è una realtà fondativa. E allora in questo senso io leggo respiro della libertà, cioè noi siamo capaci nella libertà di dire sì, di dire no, ma attraverso questo respiro che abbiamo ricevuto, non più in senso figurativo, ma in senso reale. La seconda, invece, così, il secondo contributo che volevo dare era in ordine a delle espressioni che sono venute fuori più volte, sia dal professor Segre, che si chiedeva perché hanno fatto questo gesto, perché siamo stati messi al mondo. Qui io titolerei questo mio secondo contributo passare dal perché al per chi. Anche le testimonianze della signora, no, che ci ha parlato del marito, anche l'introduzione che ci ha fatto il vice sindaco, anche l'allusione che ha fatto il professor Azzoni nei confronti di Carmelo Vigna quando dice l'amore per i suoi discepoli. Probabilmente ciascuno di noi non si chiede perché faccio questa cosa, primariamente per chi faccio questa cosa, la faccio per delle persone. E la libertà è un intreccio di persone. Allora il vero problema, anche rispetto alla domanda fatta dal nostro amico, diciamo razionalistica, razionale, la domanda non pessimistica, è: noi riusciamo a intrecciare un dialogo tra persone, un rapporto tra persone che ci fa costituire il senso della nostra vita per un per chi faccio questo? Il grande poi senso del per chi è l'educazione. Cioè noi siamo chiamati a educare nel senso di collocare dentro a una catena di generazioni e quindi lavorare per chi, cioè la mamma nei confronti del proprio bambino, il papà nei confronti del proprio bambino, tutti gli educatori, in questo scambio reciproco di libertà che avviene, è interessante quello che diceva il professor Vigna, avviene attraverso un legame. E sembra paradossale questa espressione che io ho trovato, che trovo molto decisiva: noi nella nostra vita creiamo legami di libertà. Sembra un ossimoro, cioè un contrasto, perché il legame sembra, no, essere trattenuti, impediti, libertà sembra lo spazio, no, del poter fare, dire sì, dire no. In realtà tutti noi siamo costituiti da legami di libertà nei confronti dei nostri genitori, della generazione che ci accompagna, nei confronti dei nostri professori, nei confronti delle figure significative nella nostra vita. E credo che anche questa sera, e qui concludo, noi abbiamo creato dei piccoli legami di libertà. La conoscenza magari alcuni del vescovo che è arrivato nuovo, la conoscenza del professore per altri, e anche di questa grande realtà, no, che ha dato questo titolo, no, partendo dalla, diciamo, dimensione anche farmacologica e tutto, ma è un titolo che ci fa pensare e questa sera ha costituito tra di noi ulteriori legami di libertà. Grazie.